soldi li recuperiamo tagliando le pensioni. Bella notizia per i pensionati comunque. Il governo è unito sulla riduzione delle tasse, la CGIL è pronta allo sciopero generale sul tema del fisco, ma la UIL e CISL non approvano, si deve cooperare. Nocera dal GIP per la Convalida, si cerca il legame con la bomba del 3 gennaio, giovedì, riunione al governo. Rosano in fiamma la Chiesa, Paglia è emerso il peggio dell'Italia. In piazza la detenzione dei giovani, no a Mafia Day, il corteo di Rosarno per l'organizzatore, 1000 presenze per la questura, 400. Allora andiamo alla questione morale, polemica, lo Moro attacca Scopelliti e il PDL dopo l'alleanza con Sculco, logica devastante. La parlamentare contesta la scelta del centrodestra di accettare i pacchetti di voto di chi è condannato. Doris Lo Moro e Giuseppe Scopelliti ad Arezzo, rilancio. Non rinuncia a fare politica, critica al giustizialismo, la replica del consigliere. Ringrazio Doris Lo Moro per l'apprezzamento alle mie qualità dialettiche, ma la inviterei nell'interesse del dibattito politico che deve portare, aiutare la Calabria a capire quali progetti si hanno per rimetterla in carreggiata dopo 5 anni di sconquassi amministrativi, a non usare le giudiziarie per argomentare posizioni politiche. Naturalmente rispetto, ma non condivido la replica del consigliere regionale Vincenzo Sculco. Listino sit-in a Reggio per rischio sabotaggio. Gentile PDL, siamo contro, sfidiamo il PD. Pagina 9 del quotidiano. La sinistra si ribella incarnato nel PD. Rivalse personali. UDC PDL il giorno dell'annuncio. PD a Roma si affilano i telli. Nella foto Michele Trematerra e il lametino Francesco Talarico. Andiamo su quotidiano, pagina 18 per la pagina di Lamezia. Stasera incontro cruciale alla Primerano e lo scudo crociato pensa di correre da solo. Tensione nel centro-sinistra, possibile spaccatura tra PD e Sinistra e Libertà dopo il no di Speranza alle primarie. Nelle foto il sindaco uscente Gianni Speranza. Più sotto in foto c'è l'ingegnere Mazzocca con l'avvocato Giancarlo Nicotera dell'UDC. Taglio basso, nessuna imboscata al sindaco Gabriele Reillo, fare il vice sindaco non ero e non sono disponibile. Un articolo già letto dalla Gazzetta del Sud. Di spalle troviamo La città aspetta una sanità a misura d'uomo di Raffaele Spada. Vediamo un po'. Ad ogni campagna elettorale vengono resuscitate le stesse idee e poi ad urne chiuse la città di Lamezia perde sempre qualche pezzo. Come è successo per la perdita dell'autonomia dell'ASL, afferma il coordinatore provinciale del Partito Democratico Cristiano Andrea Naselli, sembra che in qualche cassetto della giunta regionale esista una petizione popolare ferma da mesi, per non dire da anni, e che ora si avvicina la campagna elettorale. Qualche politico vuole rispolverare quella petizione per il riscatto della sanità lamettina, ormai declassata ai minimi storici. A parere dei democratici cristiani, i lamettini si ritrovano in mano a un pugno di mosche, un pugno di mosche perché hanno dato fiducia a persone che rispolverano i problemi. Solo quando hanno bisogno loro. Allora chiedo scusa, la campagna elettorale si avvicina e si riparla dell'ASL, dimenticando che abbiamo avuto un assessore alla sanità, Lo Moro, non è stato in grado di salvare l'ASL alla Lametina. Per Naselli il nuovo piano sanitario è posto nel binario morto della regione che giorno dopo giorno, invece di risolvere i problemi, li accentua dal punto da registrare notizie infauste. Quindi ci chiediamo perché paghiamo le tasse se non riceviamo quasi nulla, nemmeno un servizio sanitario adeguato alle più semplici domande dei cittadini. Così conclude poi l'articolo di Raffaele Spada su Naselli. I candidati dell'UDC, Mazzocca, Sanganelli o Nicotera. Andiamo allo sport, Serie D, alla Rossanese.